Alla mostra d'Oltremare una manifestazione del PDL campano alla presenza del segretario nazionale, l'onorevole Angelino Alfano. Un'occasione per poter discutere del rilancio del partito del Cavaliere qui in Campania. E questo è il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania. Noi c'eravamo e abbiamo ascoltato alcuni dei dirigenti campani. Vediamo com'è andata. La presenza di Alfano a Napoli è certamente un elemento di grande spinta per il PDL, per riprendere un contatto forte con il territorio, riorganizzare le file e affrontare le prossime sfide. Il Popolo della Libertà deve riaffermare un primato. Nella regione Campania, il Popolo della Libertà ha ottenuto successi notevolissimi negli anni scorsi, le ultime tornate amministrative sono andate un po' in chiaroscuro, occorre recuperare il rapporto con la gente, far capire che la proposta del Popolo della Libertà è l'unica forte per il governo non soltanto della regione ma del Mezzogiorno, e quindi la presenza di Alfano ha questo significato forte per giovani, lavoratori, imprenditori, tutti coloro che costituiscono il tessuto connettivo della nostra società. All'inizio di un ponte, come mai la PDL decide di riunire gli stati generali e i cittadini? Ma credo che ormai, oltre alla temperatura, la politica sta attraversando un momento caldo nel suo insieme. L'Italia è in difficoltà per le note vicende di carattere economico. È chiaro che con l'approssimarsi delle elezioni tutti i partiti si mettono in movimento. Noi siamo a sostegno di questa grande area vasta che va verso il Partito Popolare Europeo come componente Italia Domani. E aiutiamo il Partito delle Libertà affinché possa, come dire, trovare la dritta strada maestra. C'è un a Napoli del PDL, presente il leader nazionale Alfano. Ne parliamo con il presidente della provincia di Napoli, Cesaro. Presidente, un momento importante per rilanciare un partito che vive una fase di oggettiva difficoltà. Credo che è un giorno importante, ma credo che il partito a Napoli e in Campania, diversa dalle altre regioni, vive, diciamo, un momento difficile, ma non così drammatico, così come vogliono fare apparire. Io credo che oggi ci sarà sicuramente un'affluenza importante, e soprattutto i messaggi che Angelino Alfano ha fatto all'inizio del suo discorso come segretario, continuerà a fare questo nuovo corso che lui ha intrapreso. Rinnovare il partito, mettere tanti giovani, tante donne, ma soprattutto tante idee nuove. Presidente, alcuni esponenti anche importanti del PDL hanno detto che non avrebbe avuto però Alfano un'accoglienza così entusiastica così come in passato. Lei cosa replica? Questa è la prima apparizione di Alfano a Napoli come coordinamento regionale. Credo che sarà invece un'affluenza importante, un'affluenza che sosterrà Angelino Alfano anche alle primarie prossime che ci saranno in campo nazionale. Sul piano nazionale il PDL cerca un accordo con i moderati, però finora non ci sarebbero le condizioni. Ma credo che è ancora presto e che molte manovre stanno ancora in corso, ma io spero che con i moderati, con cui da quasi 20 anni dialoghiamo, cercheremo certamente di trovare un percorso comune. Anche lei però in provincia, sull'assetto della giunta, nella maggioranza ha avuto qualche problema anche con l'UDC, attualmente come sono i rapporti? I rapporti sono ottimi, abbiamo fatto il rimbalzo, abbiamo cambiato alcuni elementi della giunta, abbiamo rilanciato ancora di più questa azione del governo della provincia di Napoli. Credo che continueremo su questo percorso e mi auguro anche in campo nazionale faremo questo percorso. Per Angelino Alfano, perché si riparte dalla Campania per la conquista del governo del paese. Presidente Berlusconi si è fatto da parte perché le cose potessero andare meglio. Non mi pare che ci siano queste condizioni e siamo qua a testimoniare come campani la voglia di ritornare al governo, e ci auguriamo e ne siamo certi che il presidente Berlusconi sarà sempre lui il protagonista. Lei, l'assessore regionale all'urbanistica, la convention di oggi per... Ma innanzitutto per dimostrare che il centrodestra ha qualità di governo, continua a governare ovviamente in regione Campania con risultati che vengono apprezzati da tutti e che determinano fortunatamente una condizione di inversione di tendenza, che ci fa essere ottimisti, rispetto ad una situazione attualmente di sofferenza.
e poi ovviamente per ritrovare una classe dirigente che deve rinnovarsi e selezionarsi ulteriormente. Le prossime scadenze elettorali ovviamente si avvicinano e quindi è giusto che vi sia voglia di partecipare, di confronto e poi alla fine anche di scelte e di decisioni. Le Alfano a Napoli per discutere del PDL, quali le prospettive future, ovvero su cosa deve riflettere il PDL per ripartire? Ma il PDL è un partito che soprattutto qui in Campania ha sempre contato una grande vittoria sia in termini elettorali che appunto politici, infatti governa e amministra non solo la regione Campania ma quasi tutte le province, per cui è da qui che il partito di Berlusconi e quindi con il suo segretario Angelino Alfano ha deciso di rilanciare quella che deve essere l'azione politica proprio in prossimità di una grande campagna elettorale che vedrà in prima persona sia il Presidente Berlusconi che il Segretario Angelino Alfano per parlare direttamente con i cittadini e soprattutto per annunciare quella che sarà anche la riforma della legge elettorale per cui la gente finalmente potrà scegliere il proprio rappresentante all'interno delle istituzioni, quindi sesta Camera e Senato. Ma è un giorno importante anche per fare il punto rispetto all'attività amministrativa che sta mettendo in campo la Regione Campania con il Presidente Stefano Caldoro che negli ultimi tempi ha portato a casa, quindi rispetto a quelli che erano i tanti finanziamenti europei e regionali bloccati, un grande risultato. Per cui noi da qui vogliamo far comprendere a livello nazionale che partito c'è, che esiste, che è organizzato, che è strutturato, qui in Campania è un partito unito e quindi noi ci auguriamo che anche rispetto ad altre regioni si possa avere lo stesso percorso politico che ha portato alla nascita di una classe dirigente matura, responsabile e che vuole soltanto una cosa, il bene dell'interesse del Paese. La riflessione del PDL parte da Napoli con Angelino Alfano. Sì, parte da Napoli, o meglio riparte da Napoli, rilanciando non solo questa città, non solo la Campania, ma l'intero Mezzogiorno come priorità nella politica che dovrà farsi. Noi stiamo sostenendo un governo, il governo Monti, che è impegnato in Europa sul fronte della difesa non solo dell'euro ma dell'economia nazionale, quindi vogliamo che all'interno di questo ragionamento e di questo discorso siano tenute presenti le priorità e tra queste priorità c'è Napoli, la Campania e il Mezzogiorno. C'è anche il discorso delle alleanze, come lavorerà il PDL considerando anche l'ipotetico asse che si sta instaurando tra Casini e il Partito Democratico? Io se fossi il PD mi preoccuperei perché quando Casini dice una cosa spesso pensa l'esatto contrario, quindi noi dobbiamo ricostruire un rapporto con l'opinione pubblica, prima ancora che pensiare ai partiti dobbiamo riconquistare il nostro elettorato che è rimasto disorientato dalla caduta, o meglio dalle dimissioni del governo Berlusconi, dimissioni non dovute perché nessuno lo aveva sfiduciato, dall'approccio del governo Monti che è stato un approccio non felice, anzi un approccio sicuramente negativo perché Monti ha esordito aumentando le tasse, stiamo facendo prevalere a denti molto stretti un discorso di responsabilità nazionale e speriamo che questo nostro sforzo e questa nostra responsabilità vengano premiati dai risultati del governo. Quindi l'obiettivo nostro è ricostruire un filo diretto, un filo consistente con l'opinione pubblica, con il nostro elettorato, con gli italiani, dopodiché penseremo anche alle alleanze nel palazzo, ma adesso ci interessa ricostruire l'alleanza con la gente.